Ciao ragazze, molte di voi mi hanno chiesto questa tipologia di video. Li avevo già fatti due tempo fa. Qui sotto trovate il link nell'info box e inoltre nell'info box trovate il link anche alle ricette che mostrerò in questo video. Ovviamente questi pasti sono i miei pasti, le mie porzioni, vogliono essere di spunto, vogliono essere da spunto per variare la vostra alimentazione, ma non dovete prenderla come dieta perché ognuno di noi è diverso e quindi è bene andare da un nutrizionista e farsi fare un piano personalizzato anche in base ai propri obiettivi. I miei pasti sono 5-6 al giorno, dipende poi dalle giornate, e variano molto, sono molto equilibrati e cerco sempre di lasciare un arco di tempo di 2 ore e mezzo, 3 tra un pasto e l'altro, in questo modo il metabolismo rimane sempre attivo. Inizio la mia giornata con un bicchiere d'acqua tiepida e aggiungo mezzo succo di limone. In questo modo aiuterò a riattivare il metabolismo dopo la nottata e a eliminare le tossine. Dopodiché passo alla colazione, che è il pasto più importante della giornata e mi piace variarlo spesso, soprattutto nelle stagioni calde mi piace prendere dei frullati e quindi in questo caso preparo un frullato con dei frutti rossi che sono ricchi di antiossidanti, la farina d'avena già sminuzzata istantanea, i semi di girasole che sono ricchi di vitamine e lo yogurt per mettere dentro all'interno del frullato delle proteine, lo yogurt magro o greco a seconda dei vostri gusti. Io a seconda di quello che ho in casa prendo uno o l'altro, o se no mi faccio anche lo yogurt greco, trovate la ricetta qui sotto nell'info box. Dopodiché aggiungo questo tè verde detox di 28 giorni che mi è stato inviato dall'azienda Fitti e ne parlerò in un vlog ad hoc perché voglio finire il ciclo dei 28 giorni per darvi le mie impressioni. Finita la colazione, dopo 2 ore e mezzo, 3, come dicevo prima, siamo allo spuntino mattutino. Mi preparo lo spuntino con delle ciliegie e delle noci. I semi liosi li tengo in un contenitore di vetro in frigorifero per evitare che si irrancidiscono. Potete aggiungere delle noci, se non avete le noci potete mettere delle mandorle o i semi di girasole, vedete voi quello che preferite. Pranzo mi preparo un'insalatona con 2 pomodori, mezzo peperone giallo, mi piace variare molto i colori anche per far sì che si prendano vitamine diverse dagli alimenti. Poi metto 6 olive, le taglio a rondelle e una scatoletta di tonno. Se avete quello l'olio d'oliva come me in questo caso, sgocciolatelo bene. Dopodiché mischio il tutto e potete aggiungere dell'aceto balsamico o di mele e un filo d'olio, proprio un filo se avete usato il tonno in scatola all'olio d'oliva. Poi eseguo il mio workout. In questo giorno ho eseguito 5 minuti di workout, un workout bonus perché non avevo tantissimo tempo, ma pur di non saltare l'allenamento mi sono allenata per 5 minuti. Quindi il mio spuntino post workout non l'ho fatto con le proteine in polvere come in genere faccio, ma ho usato dello yogurt bianco magro, oppure potete usare dello yogurt greco. Se vi sembra troppo acido, lo yogurt spolverizzatelo con della stevia. In questo caso per me non era necessario perché mi piace così. E ho usato poi, ho aggiunto dei cereali proteici, sempre della My Protein. Mi piacciono molto perché sono molto croccanti. Ho fatto degli strati con cereali e yogurt. E poi sopra ho messo una piccola albicocca tagliata a pezzetti. Passiamo alla cena. La mia cena è stata con un mix di verdure, anche qui come dicevo prima mi piace variare i colori, quindi ho usato delle zucchine, il mezzo peperone giallo che avevo tenuto da parte e dei pomodorini e un cipollotto. Ho tagliato tutto a dadini con questo fantastico attrezzo che avevo preso con Ale. Una centrifuga per l'insalata, poi ha altri, ha la mandolina,
e poi ha questa, diciamo, interfaccia cambiabile, non mi viene il termine al momento, dove si possono appunto, si può mettere dentro la verdura e tagliarla a dadini. È fantastico, è molto molto veloce. Faccio rosolare il tutto e poi aggiungo degli shiritaki. Questi sono shiritaki di konjac, che è una radice. In pratica hanno basso apporto calorico e basso apporto di carboidrati. Questi vanno benissimo per chi è intollerante al glutine, oppure anche per chi sta seguendo una dieta dimagrante, quindi non può mangiare spesso pasta o cereali integrali, e questo diciamo che può essere un sostituto della pasta. E li faccio andare con le verdure, li cuocio più o meno 5 minuti e poi aggiungo due uova per aggiungere delle proteine. E faccio sì che diventino un po' una frittatina. Mi piace fare i piatti unici, specialmente d'estate. E niente, questa era la mia giornata, la mia alimentazione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti anche la vostra giornata, come mangiate, se ci sono dei pasti che fate simili ai miei o uguali ai miei, o mi potete dare qualche spunto. E vi ricordo sempre che nel sito, oltre alle ricette per rimanere in forma, potete trovare anche articoli di fitness, consigli di benessere e i miei programmi per stare in forma. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!